a tutti, eccoci qui per un'ennesima puntata della magia del fare. Siamo nella fase, diciamo, di precisazione e di conclusione di questa serie, che vedrà le puntate successive come questa trattare sempre temi relativi all'operatività, campo magico, meditativo o comunque rituale, per precisare quelli che sono i canoni a cui questo tipo di operatività si devono conformare. In questo caso parleremo anche di un presupposto specifico che è il binomio desiderio-volontà. Questo è un tema che deve essere assolutamente ben compreso. La divisione canonica del desiderio della volontà, intendendo il desiderio come condizione di passività, mentre invece la volontà è considerata l'acme dell'attività stessa, è in qualche modo fuorviante, nel senso che è vero che questo carattere latente è presente nelle due modalità di esperienza, però non è sufficiente a definirli, in quanto desiderio è spinta vitale. Tutto quello che viene fatto nella vita profana, come anche comunque nella vita di tipo interiore, è mosso dal desiderio, è mosso da un'emozione, è mosso da un pensiero, da una ricerca. Questo perché alla base dell'azione, fino a che non si raggiunge un livello di stabilità e di sviluppo abbastanza avanzato, siamo comunque stimolati dalle proiezioni che la personalità emette. La personalità ricerca un risultato, ricerca una qualche forma di gratificazione, ricerca un ottenimento che ritiene appunto in base alla visione separativa, dualistica, esterno a se stessa. Cioè manca il senso di completezza. Questo vale anche in campo, diciamo, cosiddetto spirituale o di ricerca interiore. Perché? Perché comunque anche ricercare, tra virgolette, la purità, la perfezione, l'illuminazione, quello che vogliamo, è sempre un mitologema che si assume per dare forma al nostro desiderio di essere altro da quello che in realtà siamo. Quindi non possiamo prescindere dal desiderio, ma dobbiamo comprenderne la natura e i limiti. Possiamo considerare il desiderio come una start-up, come una spinta che può essere in parte subconscia, inconscia, a volte conscia in seguito a delle determinazioni specifiche, a muoverci. Ecco, abbiamo parlato dell'immagine come immum magere, no? Nella puntata precedente. Il desiderio è il movimento interiore che determina questa azione nella praticamente totalità dei casi della vita. Quando si intraprende un cammino interiore, questo desiderio va tuttavia, diciamo, posto sotto il controllo della consapevolezza o della coscienza, diciamo, interiore, perché non può più, diciamo, muoversi come un cavallo selvaggio, ma la sua energia va indirizzata per il fine prescelto. E qui c'è una prima differenziazione. C'è una prima separazione all'interno anche della personalità relativa tra quello che è il soggetto che vuole evolversi e quelle che sono le forze che prima dominavano in modo totale quel soggetto, e poi mano a mano devono essere poste invece sotto il suo controllo, sotto la sua supervisione. Quindi bisogna stare molto attenti a non cadere nella visione
unilaterale che rigetta i desideri come impurità, come male, come caos, come fonte di distrazione. No, si tratta di energia vitale, di energia che è ovviamente connessa con l'infinita serie di interrelazioni che sono state poste in essere nascendo, incarnandosi, che però ha una funzione primaria, cioè senza desideri non saremmo dei sassi e quindi non avremmo neanche la spinta a ricercare un oltre. Quindi il desiderio va inteso come forza primaria, come energia basale che deve essere adeguatamente diretta, trasformata prima, trasmutata poi, per divenire strumento della evoluzione personale. Rispetto alla, diciamo, via che si cerca di percorrere, questo desiderio stesso, sarà utilizzato con un accorgimento, possiamo definirlo un trucco, invece di essere desiderio di cose futili, mondane o di distrazioni, sarà desiderio appunto di purezza, di perfezione, di bellezza, di evoluzione di qualcosa, cioè è un desiderio di usiamo, diciamo, il dualismo per qualificarlo a un fine positivo, a un fine utile. Pur tuttavia dobbiamo sempre ricordarci che chi pone sotto controllo il desiderio è sempre la personalità relativa che viene in qualche modo nobilitata, vogliamo dire così, da questa messa in scena, no? Da questa recita, diciamo, della via. Perché a livello definitivo questo non esiste. È quello che nel buddismo, come abbiamo detto altre volte, è chiamato upaya, cioè un mezzo abile, un mezzo adatto a produrre la liberazione dalle suggestioni del samsara, del ciclo di nascita e morte e quant'altra, ma come insegna il Buddha, una volta che si è attraversato il fiume, la canoa si abbandona. Quindi, anche tutte le tecniche, le metodiche, le letture e le interpretazioni che si possono dare a questo, fattore energetico devono essere comprese come meri mezzi. Non scambiamo appunto il dito con la luna, come si dice negli insegnamenti Zen. Per il desiderio, in un certo senso, c'è molta fatica per diciamo, il suo dominio, per il suo ammaestramento, ma ha il vantaggio, essendo un fattore dell'esperienza quotidiana, di essere in un certo senso riconoscibile. O comunque di porsi più in evidenza, mentre invece per la volontà le cose sono diverse. La volontà, per essere tale, la volontà vera, assoluta, è l'assenza della personalità. È l'azione assolutamente spontanea, impersonale, è l'azione, posta dalla, mente vuota, come si dice nello Zen, Mushin, che è priva di aspettative, Mushu Toku, e che agisce in trascendente libertà e spontaneità, Ishiryo. Non c'è nessuno che vuole qualcosa. La volontà è identica al flusso della vita, cioè è uno stato di condivisione, di osmosi e infine di identificazione con l'energia universale. In quel senso è la volontà divina, potremmo chiamarla così. A un livello inferiore, quando ancora la personalità entra in gioco, la volontà si manifesta per gradi diversi, come determinazione a compiere un determinato sentiero, come scelta, di una disciplina che comunque è necessaria per, percorrerlo, come, mantenimento della rotta che si cerca di seguire.
Sono tutte attività della personalità, però utilizzabili a un fine, diciamo, più profondo, più vasto. Il problema è che la volontà, essendo nella vita comune, diciamo, un elemento abbastanza estraneo, quando si cerca di svilupparla, può assumere delle connotazioni che non sono corrette. Non è volontà, per esempio, una presa di posizione autoreferenziale, narcisistica, una presa di posizione che vede la volontà come prepotere sulle circostanze, sugli altri, una volontà come affermazione superomistica, malata, oppure come in un certo senso lo potremmo definire scudo che si erge per nascondere poi le insufficienze che non si è capace di affrontare. La volontà non è volli, volli, fortissimamente volli, no? Ma al contrario è uno stato di profonda serenità. È uno stato di lucidità, ecco, se la vogliamo definire in modo più esatto, tale da consentirci di agire con determinazione, con chiarezza ed efficacia nella direzione che si è prescelta. Quindi non ci può essere volontà se ci sta vicino l'aspettativa del risultato, il desiderio di essere, attenzione, mentre nel desiderio esterno abbiamo un desiderio di altro da sé, nei desideri ordinari, la volontà può diventare un travestimento per il desiderio di essere qualcosa di speciale, di essere diversi da quello che si è, di essere tipo di praticante, per esempio, di una via speciale, no? Di sentirsi uno yogi, un maestro, anche addirittura proprio a livello banalissimo, comunque di essere riconosciuti. Cioè, questa falsa volontà che è desiderio, narcisistico di riconoscimento, di autogratificazione, di quant'altro, diventa, un ostacolo fortissimo e si cade in quello che tecnicamente è chiamato titanismo poi. In quanto queste forme deviate di volontà vanno a costituire delle subpersonalità che sono deviate da un implemento di energia che è lo sforzo egoico di manipolare la realtà interiore e esteriore per ottenere sempre un tipo di soddisfazione in un senso molto profondo lato, di gratificazione. Di vittoria, no? Sulla vita, sulle circostanze che non riteniamo aver ottenuto seguendo semplicemente il desiderio. Quindi questo è un primo ostacolo grande per individuare la volontà in un senso profondo. Più la nostra azione è impersonale, più la vera volontà è capace di manifestarsi. In realtà la volontà è uno stadio di evoluzione. Nell'operatività, questo dato, può creare tanti tipi di problemi perché finché non conosciamo, come diceva il buon, zio Al, Meister Krull, la vera volontà, che corrisponde cabalisticamente alla compensazione col Santo Angelo Custode, quindi con il sé superiore, se possiamo usare queste terminologie, l'identificazione della propria consapevolezza come dato focalizzato della conoscenza cosmica, quindi il Jivatma, il puro testimone del Vedanta, quello che vogliamo, quindi parliamo di livelli assolutamente elevati, finché non si arriva a quello, facciamo un po' dei tentativi di avvicinarsi. A questo scopo sono stati creati dei miti intermedi. Se prendiamo l'Imitazione di Cristo di Tommaso de Kempis, per esempio, troviamo
un'indicazione su un modello superiore a cui cercare di adeguarsi in modo da evitare che la nostra volontà diventi titanica o iperegoica. Lo stesso scopo hanno tanti esercizi che pongono comunque un modello superiore di riferimento, di confronto, che in realtà è un freno al dilagare di una volontà che è mero esercizio poi di arroganza alla fin fine. Quindi il modello del Cristo, del Buddha, di un santo particolare. Il modello filosofico, per esempio, della Stoa. Se rileggiamo Marco Aurelio con le sue sentenze, troviamo un esempio di questo tipo. Se ci rifacciamo alle scritture dei padri del deserto, troveremo delle indicazioni molto precise ad abbandonare anche l'idea di un'ascesi, no? Se incontri il Cristo nel deserto, uccidilo, o incontri il Maestro, uccidilo. Che vuol dire? Che è una visione, una iperproiezione della nostra mente separativa che, come si diceva in una conversazione tempo fa, è l'ultima grande fregatura, no? C'ho il guru di fronte, è fatta, sono arrivata ai piedi del guru e quindi proprio ho risolto i miei problemi. Errore spaziale. Il guru è il più grosso problema della personalità, perché sarà proprio il suo peso, nel senso sanscrito del termine, a schiacciarlo, a ridurla in polvere, a togliere ogni supporto. Per questo tutti gli asceti hanno sempre un maestro più avanzato che ha già passato quegli stadi, a cui confidare queste esperienze, queste visioni e quant'altro, anche nel buddismo tibetano, nello Zen, no? Quello che si chiama l'esperienza dei mappo, no? Dei demoni, delle illusioni, eccetera. Sono tutti stadi di illusione. Le ultime carte che gioca l'io, la personalità relativa, il me separativo, per mantenersi in vita. Passato quel livello possiamo parlare di volontà autentica. Ma dobbiamo usare comunque dei supporti per cercare di non implementare con la nostra pratica quello che è l'aspetto più deteriore della personalità. Perché l'io, se lo accarezziamo e lo blandiamo, sembra non esserci ostili. In realtà nel buddismo tibetano è chiamato il grande macellaio, quello che proprio distrugge la vita. C'è un testo del grande maestro Dharmakirti che si chiama La ruota alle armi taglienti, dove tutte diciamo, le tecniche raffinatissime che la mente separativa mette in atto per ingannarci, per sedurci, per condizionarsi, tutti gli inganni partoriti da quest'io separativo vengono elencati e a distruggerli come figura, diciamo, simbolica, viene invocato l'aspetto irato del Buddha Manjushri, il Buddha della saggezza suprema nella forma irata di Yamantaka, che è l'antagonista proprio della morte, questo significa il termine. Yamantaka uccide l'uccisore. Ogni volta che l'io gioca la sua carta, Yamantaka è pronto a tagliarla via con la spada di saggezza. È un testo veramente molto profondo. Quando cessiamo di giocare e lasciamo cadere tutte le carte del castello preparato dall'io, quella vacuità, quello spazio, quella assoluta consapevolezza fluisce come una diga che ha rotto gli argini. Però dobbiamo togliere di mezzo le dighe che l'io con precisione ingegneristica tira su ogni giorno. Questo nelle operatività anche occidentali è un grosso scoglio. Dobbiamo
prendere il carburante del desiderio, dobbiamo scegliere un obiettivo qualificato. Una volta messo in azione il fiume della forza, quello che è chiamato anche fiume d'Ermete, dobbiamo però dirigerlo con volontà ferma e incrollabile sull'obiettivo prescelto. E che cosa fa un mago cerimoniale, per esempio occidentale, un teurgo o un ermetista? Invoca prima l'assistenza delle intelligenze preposte al governo dell'ordine. Oppure invoca i santissimi nomi di Dio, invoca gli arcangeli. Cioè si cautela affinché quest'opera sia sostenuta da mani, diciamo, più sagge e più capaci delle sue. Perché la struttura umana, per quanto preparata dallo studio, dalla meditazione e quant'altro, di fatto, nel momento in cui la forza particolare individuale attraverso il solve deve essere proiettata verso un coagula ancora in fieri, è soggetta a tantissimi tipi di influenze, anche molto negative. Quindi va protetta, va mantenuta pura, ed è qui tutti i riti preliminari di purificazione, le abluzioni, no? I precetti che si osservano anche in tante religioni, eccetera. E però al momento della proiezione gli viene richiesto il sacrificio più alto, è il sacrificio dell'io. Perché se nel momento della proiezione rimane anche un atomo di personalità, l'operazione fallisce. È come lanciare un sasso con elastico, ma poi ci torna in faccia. La famosa questione del colpo di ritorno è dovuta all'io. L'operazione non riesce se non si lascia andare tutta la forza, invece la personalità separativa cerca sempre, dice, ma vediamo un po', controlliamo, no? Cerca sempre di mantenersi a cavallo dell'onda lanciata. E questo impedisce il successo di qualsiasi operazione, meditazione, quello che si vuole. Per quello occorre questo tipo di distacco. Fulmineo deve essere proprio un atto di volontà pura, nel senso che diciamo prima, in cui l'onda è lanciata e si ritrae immediatamente indietro l'operatore, anche perché è stata appunto preventivamente affidata ad altre mani, no? Che sia appunto l'invocazione di un angelo, di un genio, di un bodhisattva per un buddista, di un devata per un induista, se noi l'abbiamo affidata a queste mani, non abbiamo di che preoccuparci. E lì si vede anche se hai veramente fede o non ce l'hai, perché se io metto una cosa in mano a un arcangelo, no? E quando la sta portando via, dico, aspetta un attimo che non sono sicuro se tu fai bene questa cosa, no? Vogliamo sempre una garanzia, no? La famosa carta del baro infilata qui, è inutile fare queste cose. Questa fiducia, chiamiamola così, basta, questa fiducia serena è una modalità per cui si abbandona la presa egoica sull'operazione che si sta facendo, sulla meditazione, ma si è capaci di affidare all'infinito questa energia che si è creata. Poi, se ci sono le cause, i tempi, le circostanze, questa sicuramente darà o il frutto per cui si è operato, ma attenzione, in positivo c'è anche un ritorno. Se c'è l'intervento dell'io separativo, c'è il colpo di ritorno, ma semplicemente perché abbiamo lanciato noi il sasso attaccato all'elastico, che poi torna indietro. Se invece non è stato così, si è trattato di un'operazione rettamente condotta, affidata, no? Alla potenza infinita dell'universo, nelle varie modalità in cui lo si raffigura, questa forza tornerà comunque sempre indietro come beneficio. Perché? Va e torna. Va e si fissa sull'obiettivo conseguendolo. Se non è possibile, non va dispersa, ma ritorna indietro come un eco a chi l'ha emanata ed essendo, ripeto, ben condotta su un principio di impersonalità, torna indietro come esperienza di consapevolezza non contaminata.
Quindi c'è sempre un guadagno. Ovviamente questo l'io e il me separativo non lo gradiscono, perché chi guadagna è la consapevolezza, ma se la consapevolezza cresce, l'io decresce. Quindi il nemico, l'ostacolatore principale è questa struttura della personalità. È inutile che la gente si lamenta sempre quando prova diciamo, a percorrere una via. Ah, ma io ho fatto questo, ho pregato per questo e non ho ottenuto niente. Ecco, il problema è quello. Che se tu dici io non ho ottenuto niente, hai già tagliato le gambe a tutto quello che hai fatto. Abbiamo citato il motto templare, no? Non nobis, non nobis, sed etibi la gloria un domine. Perché? Se non c'è questa fede trascendente, che è in realtà fiducia, che è consapevolezza dell'infinita potenzialità della vita, del cosmo, chiamatelo come volete, della sua saggezza intrinseca, in quell'atto di sfiducia che noi commettiamo ci tagliamo fuori. Abbiamo fatto tutto da soli. Le cose funzionano quando Messer Ego se ne va. Si va a fare un giretto, porta il cane a fare i bisognini, va a comprare il giornale e il mago opera. Opera. Il meditatore medita veramente. Il teurgo prega veramente. Perché, l'abbiamo già accennato, si mettono per esempio nella magia cerimoniale, nella teologia, delle vesti. Si cambia pelle, si chiama vestito. Proprio per mettere un filtro, una barriera a questa invadenza insopportabile dell'io. Perché è un grandissimo rompi bip 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 bip, no? Per carità, è il suo lavoro, lo deve fare, però dopo un po' diventa anche stancante e anche molto fastidioso. Un esempio classico nell'ambito meditativo è l'ostilità assoluta che ha il me separativo per la semplicità. Allora, posto tra due rocce, tra Scilla e Cariddi, no? La prospettiva di fare un mega rito, non so, cabalistico, teurgico, con un tempio sfarzoso e tutto quanto, e starsene semplicemente seduto a guardare un tramonto su un bel prato, meditando, sceglie la prima, perché è un Luna Park, un giocattolo lo trova. C'è di tutto, le candele, gli incensi, i drappi, i colori, le vesti, gli strumenti. È un festival, qualcosa si trova per giocare, qualche giocattolo intelligente per il bambino deficiente si trova. Se invece, proprio in modo semplice, in riva al mare, guardando un bel tramonto, in un momento di serenità guardando il cielo, si vuole rimanere in santa pace, sottolineo santa pace, lì l'ego sclera. Perché il silenzio, come diceva anche Castaneda, impedisce anche la predazione dell'energia, non dei volatores. Il silenzio lo atterrisce. Cioè la pace vera, la serenità profonda sono dei nemici mortali per l'io. E questa è anche la ragione per cui, non solo ovviamente dalla parte interna dell'ego, ma anche dal punto di vista di relazione con forze esterne, chi fa certe strade non ha mai pace. Gliene arrivano di tutti i colori, perché il macellaio di fiducia, cioè l'io, si allea immediatamente portando nel suo negozio tutti i clienti possibili che possono aiutarlo a sopravvivere a danno della persona. Gli fa degli sconti incredibili, qualsiasi cosa purché lo aiutino a sopravvivere.
che siano delle forme pensiero collettivo, cioè frammenti di ego raccolti, no, nella dimensione astrale dai pensieri incontrati alle pensioni, frammenti di desideri, sollecitazioni dovute agli esterni, a lui, che possono essere persone, eventi, qualsiasi cosa, va bene tutto, purché non ci sia silenzio, pace, serenità, perché la nudità radicale dell'essere, che non ha nessun bisogno del suo consenso, del suo supporto, del suo sostegno, lo fa impazzire. Nella mia esperienza, per esempio, di speleologo, una cosa che io adoravo durante, diciamo, dei percorsi anche impegnativi che richiedevano delle tappe in grotta, era quella di rimanere in silenzio al buio, aspettando che le squadre si alternassero in determinati passaggi per risparmiare l'acetilene, si spegnevano tutte le luci, no? Perché servono, bisogna averle sempre pronte in caso di emergenza, quindi se non ci si sta muovendo si spegne. Se si deve rimanere fermi un lungo tempo, stare in una grotta nel cuore di una montagna dove il silenzio è assoluto, dove il buio è assoluto, dove non si riesce a sentire neanche il proprio respiro, quando si sta calmi, è un'esperienza incredibile. Si è veramente nel seno della madre terra, nel punto originale, nell'omphalos mundi, e meditare in quella condizione è la fine del mondo. È pazzesco. C'è una fusione totale della consapevolezza anche veramente con gli atomi delle rocce. L'acqua che cade da una stalattite è una sinfonia, è qualcosa di incredibile. Questo sono i doni che fa la natura. Lo stesso chi fa alpinismo nel momento in cui trova i suoi punti speciali per contemplare dalla montagna la vastità del panorama e così via. Questo tipo di esperienza però l'io non lo vuole. Magari è costretta a subirlo, ma non lo vuole non solo perché dice va bene, dice questo qua, no? Medita un pochino, ma prima o poi da sta grotta dovrà uscire, no? E poi dopo ne riparliamo. No. Perché comunque quelle esperienze, per questo è importante farle in qualsiasi modo, diciamo, sano, equilibrato, si può fare questo, vanno a depositarsi comunque nel subconsciente. Quindi abbiamo, diciamo, una cantina condominiale che dobbiamo dividere tra l'io con tutte le subpersonalità e la consapevolezza. Più consapevolezza scende, e più queste forme illusorie, questi fantasmi se ne devono andare. Ogni atto di consapevolezza profonda è un avviso di sfratto per l'io, e quindi questo lo rende molto teso, molto nervoso. Cerca ogni possibile manipolazione per sopravvivere. Da qui, se siamo in fase iniziale, una ipersollecitazione, per esempio, dell'aspetto del desiderio, dell'emozione. Se siamo un pochino più avanti, una tendenza appunto egoica, titanica, superomistica, tipo anche vedi dove sei arrivato, che poi è strano, no? Dici, ma se sono io, chi è che mi dice dove sei arrivato, no? Sono piccole, sono degli switch, però nella mente bisogna stare molto attenti. Cioè, tu sei lì e vedi gli altri quanto l'hai lasciato indietro o che cosa hai conseguito, no? C'è questo serpentello che sussurra all'orecchio, però se mi sussurra all'orecchio non sono io. È come quando si colgono delle immagini con la coda dell'occhio, è un attimo. Ma nel momento in cui riuscite nella meditazione o in uno stato di consapevolezza a vedere l'azione dell'io illusorio, del fantasma che passa veloce,
non riesce più a ingannarvi come prima. Le pitture antiche mettono sempre il diavoletto sulla spalla, no? Che sussurra le cattiverie, no? Per tentare qualcuno. Ecco, quello è l'io. Fa quel lavoro lì. Ma non può venirvi di fronte, perché nel momento in cui viene di fronte, cioè messo in luce come i vampiri, si dissolve. Deve sempre lavorare le spalle di lato, ma mai di fronte. E questo però è un dato che bisogna tenere assolutamente sempre presente, perché se no, attaccati su tre lati e spinti sempre a guardare in avanti, no? Cioè l'io vuole che noi guardiamo sempre in una sola direzione, sempre noi verso il mondo, perché dice: ma tu lo vedi il mondo, no? Come dici che io non esisto? Eccolo, se tu guardi il mondo, io esisto. Cornelio Agrippa, nel De Occulta Philosophia, parla dell'impossibilità di guardare la propria nuca per vedere il volto del proprio genio, dell'agato demone, come dicevano i greci. Se ci pensate, l'unico modo sarebbe girarsi di colpo. È pazzesco, no? Girarsi di colpo e guardare il nume faccia a faccia. E quindi questa forma paradossale ci indica proprio il gioco della personalità separativa, che appunto ci vuole tenere sempre come con una mano sulla nuca e dirci dove guardare. L'importante è che non sia visto, che non sia scoperto l'ingannatore. Il senso della tentazione di Gesù nel deserto, no? Satana gli dice: ah, se tu mi adori, no? Ti darò tutti i regni. Se tu ti butti dal pilastro della sinagoga, gli angeli ti vengono a prendere. Se tu dici che queste pietre diventino pane, lo diventa. Cioè, quello è proprio uno dei più grandi esempi da prendere come meditazione sulla realtà. Satana, l'accusatore, l'ingannatore, il seduttore, il serpente, chiamatelo come pare, è il nostro io. Qualsiasi cosa, ti do tutti i regni del mondo purché tu mi adori, cioè mi confermi, mi dici che sei veramente convinto che io chi poi, no? Ma fatti vedere, no? Io esisto. Qualsiasi cosa. Quello è anche il mito biblico. Mangiamo dell'albero della conoscenza del bene e del male. Entri nel dualismo. Ti sei giocato l'Eden. Siamo sempre lì. Quindi la volontà è reale nel momento in cui diventa impersonale. Più siamo capaci di impersonalità della nostra azione, più la volontà, che è consapevolezza in azione, se la vogliamo chiamare così, può manifestarsi, facendo attenzione a non farsi appunto ingannare dalle recite, dai melodrammi, drammi, può usare qualsiasi tecnica, no, teatrale, della personalità separativa dell'io, che perso il suo dominio sui desideri che si cominciano a controllare o indirizzare, si traveste da volontà. È l'ultimo trucco, poi non ce n'è più. Quindi desiderio come energia importante, come startup, come movimento vitale, però ben guidato, controllato, rettificato, per percorrere un cammino che si è scelto e andare a incontrare la volontà. Non ergersi a essere volitivo, appunto, a un superio freudiano di quelli da spavento. La volontà è il nostro obiettivo, mentre invece tante volte viene fatta passare come uno strumento, una specie di bodybuilding spirituale, no? Per cui ci facciamo dei bicipiti astrali grossi così, perché dobbiamo affrontare demoni, orchi,
non so, fantasmi, no? Cioè sembra Harry Potter all'ennesima, cioè, o non so, Tolkien che però sotto effetto di acido lisergico, perché poi vengono fuori delle cose incredibili, cioè il mondo è pieno di troll, di orchi, no? Di demoni, tutti ce l'hanno con noi. Allora lì bisogna fermarsi un attimo e dire, ma un momento, no? Sì, può darsi che qualche forza squilibrata si incontra, è normale, ma tutti con noi ce l'hanno? Cioè, siamo così importanti che tutti vogliono fare a spadate, colpi di mazza, no? Lanciare con catapulte massi a noi, ma forse non è proprio così. Da dove nasce questo tipo di suggestione? Sempre dalla mentalità separativa. Dice, scusa, io ti ho fatto cavaliere del Graal, devi andare nei tornei, devi andare a combattere, dobbiamo fare la grande opera, no? C'è di tutto e di più. Allora lì bisogna usare una tecnica tipicamente perugina, no? Nelle persone anziane che hanno vissuto parecchio la vita, quando vedono qualcuno un po' giovane, troppo ardente, no? Troppo agitato o con idee di grandezza, che li vorrebbe coinvolgere in questa sua prospettiva, in questa sua visione eroica e battagliera, dicono sempre: sì, cocco, avviete, no? Con la mano te fanno gli anziani. Dice, no, come la famosa barzelletta, vai avanti tu che mi viene da ridere. E questa è una buona tecnica con l'io. Fermarsi un attimo prima. Perché il magnetismo a cui è soggetto l'io, che lo costringe sempre tra due poli, no? Per confermare la sua esistenza, fa sì che il momento in cui avviene il suo movimento, lui non lo può fermare. Il fantasma dell'io, se parte, non si può fermare. Invece chi dimora nella consapevolezza non si muove, perché la consapevolezza è universale. Quindi, rimanendo fermi al centro, come dice il taoismo, lasciamo andare i 10.000 esseri. È come se ci mettiamo, facendo atletica leggera, no? Sulla linea di partenza, i blocchi. L'io ci ha caricato per la finale olimpica, la medaglia d'oro di non sa che. Quando lo starter spara il suo colpo, noi rimaniamo sui blocchi e l'io parte. E in quel momento lo vediamo, che è un fantasma che mentre corre si dissolve, perché si allontana dalla nostra energia, dalla nostra consapevolezza che predava per sostenersi. O come quando eravamo bambini, chi ha giocato ai quattro cantoni, no? La finta, la mossa per far muovere qualcuno e fregargli il cantone. È veramente così. Darsi tempo, non il tempo in senso lineare che non esiste, ma tempo interiore, stare nell'eternità, nel qui ora, nel presente, ci permette di assistere a questi spettacoli. E ogni volta che uno dei fantasmi generati dall'io se ne va, si dissolve da solo. Questa è la tecnica, per esempio, fondamentale delle pratiche buddiste del Chan Zen, per esempio, oppure nella Mahamudra senza segno. Quando il grande yogi Milarepa, l'abbiamo anche detto, no? Si trovava nella grotta che, dopo anni di meditazione, gli si riempie un giorno di tutti i tipi di demoni, demonesse, orchesse, tutti. Un grande happening, un rave party demoniaco, praticamente, e per lì la prima reazione scatta anche a quei livelli, un io sottile di sopravvivenza, e mi dice, aspetta un attimo, giù esorcismi, mantra. Più lui praticava, più questi demoni diventavano ringhianti, cattivi, aggressivi. A quel punto, ha detto: ok, ho sbagliato, prego, scusate, sono io che mi sono sbagliato, accomodatevi, perché
Prego, riempite tutta la grotta, riempite tutto lo spazio. Adesso entriamo nella consapevolezza suprema, nella vacuità dei fenomeni. È entrato un mammut. Pam! Sparito tutto. In un istante. Perché anche l'idea di esorcizzare i demoni non apparteneva a quel livello. A un livello più basso può essere necessario come esercizio, ma a livello superiore, quando cadono gli ultimi veli, è solo un gioco della mente. Non c'è nessun demone, non c'è nessuna orchestra, non c'è nessuna forza ostile, ma c'è solo il famoso macellaio di quartiere di fiducia, Lio, che ha costruito questa pantomima. Ha sparato le ultime cartucce. Dopodiché, finito. Lì si manifestano le sidi di Milarepa. Non è che vola nello spazio, mette le mani nelle rocce e fa tante altre cose perché dice: ah, guardate, io mi chiamo Jetsun Milarepa, sono un grande yogi Karma Kagyu, adesso vi farò vedere che sono capace di mettere le mani nelle rocce. Non esiste. Magari ci sono tanti yogi che si appoggiano così, una classica pennichella contro una roccia, c'è rimasta l'impronta della schiena. Tsu Jan, spontaneo. Accade da sé, perché non c'è nessun io che si appoggia a quella roccia e la roccia l'accoglie quel non io. Quella liberazione, quella purezza, la roccia stessa l'accoglie, si integra, si dice. Quindi in quel caso c'è la vera volontà, perché è conforme alla regola celeste universale, come dice il Tao Te Ching. Questa è l'unica natura della volontà a livello spirituale. La volontà è questo. Ci si lavora, si parte dal desiderio, si lavora su tutti gli stadi, eccetera. Però bisogna avere molta chiarezza della meta. Quindi la volontà, lo ripeto, non è un mezzo per. La volontà è il fine. Perché la volontà cosmica, la suprema armonia, è il Tao, la regola celeste. Quello che l'uomo scimmiotta prima è una farsa. È la suprema costrizione dell'ego. L'ego, quando abbandona i desideri e è spinto verso la fiamma della volontà che lo consuma, che è anche l'amore divino, indossa delle corazze, la tuta antincendio, la corazza militare in Kevlar, tutto. E dice: stai qui, stai al sicuro, perché guarda che io ti rendo forte, sei un guerriero, sei corazzato, sei protetto, schiacci i tuoi nemici, fai di tutto. Cioè, piccolo prezzo da pagare, no? Tieni in vita il macellaio che poi si incaricherà della tua morte, ma questo è un dettaglio, no? Questo nel contratto, la famosa postilla in fondo a destra, scritta piccola piccola. No, stracciate il contratto. Giocate anche con questa tendenza dell'io. Rimanete fermi ai blocchi quando lo starter dà il segnale. Fate il gioco a campana, veramente, ai quattro cantoni, anche perché, come diceva un grande esoterista inglese, Nick, che Nick in Inghilterra è un modo di chiamare anche il diavolo, detesta sentir ridere. Quindi bisogna avere questa nonchalance, per usare il termine francese, anche nell'affrontare le cose. Non prendiamoci troppo sul serio, l'abbiamo detto tante volte. Quello che ha valore è, tra virgolette, serio di suo. Non è che una cosa diventa seria, sacra, importante perché lo determiniamo noi. Lo è, perché o lo è fin dall'inizio o non lo diventa dopo. Quindi non c'è il problema di rendere divino quello che non lo è, non c'è problema. Il
Non, è un falso problema. Il problema è l'io. Una volta uno dei miei maestri ha detto, qui in Occidente c'è sempre la tendenza di dire ho un problema, ho un problema, ho un problema, ho un problema, no? E faceva, I have a problem, I have a problem, I have a problem, e faceva scorrere il rosario al male, no? Cioè questo è il vostro mantra. Non va bene. Il problema è l'io. Potete dire, sto affrontando una difficoltà. Non ho un problema, perché se voi ripetete ho un problema, un problema, e lui faceva il gioco sul fatto di mettere io ho un problema, I have a problem, I have a problem, I have a problem, io divento il problema. Mi problematizzo da solo. Se invece c'è una difficoltà, ho una difficoltà da affrontare, la metto fuori da me, la esamino. La valuto e mi impegno per superarla. Se invece mi ci identifico, non ne esco. Perché poi, paradossalmente, se ci si basa sull'io, anche quando avete successo, quel problema da voi non se ne va, rimane nel subconsciente. È come una foto della Polaroid di una volta, pam, fatta, stampata così. Perché l'apparente vittoria è solamente un patto con un demone, è il patto con l'io che lo porterà a riproporvi problemi nella vita, sempre più grandi, sempre più difficili, per far vedere quanto siete forti, bravi, vittoriosi. Ogni vittoria è la cambiale che pagate all'io. È un usuraio spietato. Ogni volta per vincere dovete chiedere di più in prestito e quindi dovete pagare interessi ancora più alti. Da qui la scelta di tutti i grandi maestri di vivere vite molto semplici, senza complicazioni. I maestri taoisti addirittura fingevano di essere pazzi quando erano molto famosi per non essere invitati a corte. Per non essere coinvolti nella mondanità. Ma gli imperatori mandavano dei soldati addirittura per obbligarli a venire a corte e questi fingevano di essere matti. E tornavano e dicevano: Sacro figlio del cielo, quello è pazzo furioso, è un ubriacone, è uno che frequenta i bordelli. Ma quale maestro? Ma ti hanno raccontato cose non vere. Allora li lasciavano in pace. Famoso scemo del villaggio, come si dice noi, una tradizione taoista cinese era invece il saggio nascosto. Chi sapeva veramente chi era questo apparente scemo del villaggio lo custodiva, nessuno andava a dire in giro, guarda che quello in realtà è un grande maestro. E così riuscirono ad essere dei benefici a tutta la comunità. Con i loro consigli, con la loro presenza, con la loro modalità di insegnamento. Se avessero accettato le seduzioni di Satana uguale imperatore, no? Superio freudiano, quello è, era finita. Sarebbero usciti con quell'atto dal Tao, sarebbero divenuti uno dei 10.000 esseri, magari famoso per tutta la vita, no? Uno delle moltitudini, prediletto dal grande Khan, dall'imperatore, da questo e dall'altro. Sì, vabbè, poi. Avrebbero perso la vita eterna in senso evangelico. Quindi anche la posta è molto alta. Ecco, in questo senso riflettere su una qualificazione del desiderio nella sua natura elementare, ma come anche materia prima alchimica da lavorare correttamente, e la volontà, ripeto, come armonizzazione. Con la consapevolezza universale, non come metodo di manipolazione, è un parametro da tenere presente per non incorrere in questo tipo di manipolazioni che
che la personalità separativa può indurre. Allora tutto scorrerà, perché comunque la trasformazione dei desideri, delle emozioni in stati di consapevolezza equivale a quello che per un mago occidentale è, come dicevamo nelle puntate precedenti, chiamare a sé gli esseri degli elementi, il piccolo popolo, e riportarli alla casa del padre attraverso la magia e la teurgia. Non c'è esterno, esterno, interno, un po' interno, ma quello è un elementale creato dalla mente, elementare, è in natura. Allora, no. Le classificazioni anche in questo campo hanno una funzione didattica, diciamo, di griglia, mettiamola così, ma non devono diventare un'ossessione. È l'opera complessiva che si va a cercare di sviluppare, che è l'importante. Questo deve essere molto chiaro per chi, diciamo, si addentra poi operativamente nei regimi che sono preposti a questi cammini. Ecco, spero che questo sia stato un chiarimento su questo tema, ma era indispensabile. Altrimenti rischiamo anche con il lavoro che cerchiamo di fare, di informare, di dare, diciamo, dei consigli o comunque un sostegno a chi è un ricercatore che vuole impegnarsi seriamente su questi cammini, di deviarlo, anche con le migliori buone intenzioni, però bisogna stare molto molto attenti, di non creare noi stessi ostacoli agli altri, pur trasmettendo un insegnamento o un consiglio che si basa su una fonte tradizionale rigorosa, ma bisogna avere cura della sostanza, di quello che è veramente l'essenza di queste vie. Nel buddismo tibetano Guru Padmasambhava diceva lo sciocco, vedendo un rasoio cosparso di miele, lo lecca. Quindi si spacca la lingua, ok? Ecco, questa è una responsabilità che chiunque si pone di fronte a delle persone per confrontarsi su queste tematiche si deve assumere. Bisogna dare il miele senza il rasoio. Perché se no si può veramente creare un danno enorme proprio perché paradossalmente come dicono i giuristi latini, maximum ius maxima ignoria, nella più alta e rigorosa esposizione di una dottrina, di un pensiero tradizionale o spirituale, in questo eccesso di bene si può creare uno squilibrio creando un paradiso artificiale e quindi creiamo noi stessi delle nuove case, delle nuove dimore alle sue personalità, al nostro io o a quello delle altre persone. Per cui cerco di chiarire questi termini per evitare che si generino ancora più problemi di quelli che poi si affrontano, si devono risolvere sia nella vita, diciamo, profana, cosiddetta, quella spirituale. Bisogna essere molto attenti a questo. Per questo invito sempre le persone a essere molto tranquille, molto serene e rimanere anche tanto in ascolto della propria interiorità. Non importa quanto è bello, affascinante, coinvolgente, è seria l'esposizione o un tema, non è questo, bisogna letteralmente proprio sentire che quello verso cui ci muoviamo, lo strumento che abbiamo scelto, abbiano questa qualità di armonia, sentire che le cose intorno a noi si sciolgono, perché se no questa
anche corretta esposizione o una dottrina o quello che volete che può essere trasmessa diventa un mito incapacitante. E questa è la cosa più pericolosa, eh? Quindi mi raccomando, vagliate sempre con l'esperienza, con serenità, con tranquillità quello che vi viene detto. I libri che consigliamo sono tutti stati scritti da autori che avevano profonda conoscenza e realizzazione di queste tematiche. Nel canale trovate anche nelle singole modalità, diciamo, di ricerca spirituale tante indicazioni, tanto materiale. Veramente è una piccola biblioteca, se vogliamo, no? Spirituale a disposizione. Vagliatela, confrontatela con serenità, scegliete sempre però quello che non piace al macellaio di fiducia. Nella Gakure, che è il testo di istruzione dei samurai, si dice un samurai quando si trova un bivio, sceglie sempre la strada che lo porta per primo alla morte. Non è che si volevano ammazzare o suicidare, erano guerrieri di un'efficienza terribile, ma non temevano la morte, perché la prima cosa che gli veniva insegnata era uccidere il macellaio di fiducia, cioè il primo soggetto su cui provare il filo della propria katana era proprio io. Per questo c'era questa fusione fortissima con le tradizioni zen, che erano molto radicali, no? Su questo punto. Come ci si trova di fronte al bivio che ci porta a far morire l'io, l'illusione e il mondo con tutti i suoi giochi, bisogna scegliere la prima, perché in realtà le altre sono tutte false strade, sono miraggi, Sono miraggi proprio nel deserto, quindi bisogna andare verso la realtà ultima, definitiva, che in realtà è andare profondamente dentro poi se stessi, perché solo lì si trova. Allora le vie, i maestri, gli insegnamenti e tutto quant'altro serve, ma è finalizzato a questo, a cessare di alimentare questo macellaio e usuraio sanguinario, come si dice nel testo della Ruota delle Armi Taglienti. L'impresa non è facile, nessuno ha detto che si fa in un giorno, ma quella è la direzione. E quella è la tendenza che si deve sviluppare nella vita, poi ci riusciamo in una vita, in un'altra, dopo la morte, non ha importanza, ma è avere la chiarezza del fine a cui si tende. Essendo la fine del sentiero anche la fine dell'io separativo, si realizza quello che nell'insegnamento di Mahmudra è detto: lo stato di liberazione avviene quando soggetto, oggetto e relazione diventano uno. L'unica cosa che non può essere mai distrutta è lo spazio assoluto, no? E la consapevolezza pervade questo spazio, non c'è un atomo di spazio che non sia pura consapevolezza e luce. Quello è la natura della mente, quello è lo stato della Mahamudra dell'illuminazione. E anche gioia infinita perché è la fine di questo incubo pazzesco che è l'esistenza condizionata. Allora con questa meta ha senso camminare. Allora si può dire veramente, come nei voti del Bodhisattva, ogni azione, ogni merito, ogni positività sia di beneficio agli altri. Ma se non realizziamo questo per noi stessi, dire che agiamo per beneficio degli altri non è una cattiva cosa, ma è relativo. E rischiamo sempre di dire quanto sono buono, quanto sono bravo, quanto ho fatto bene a questo, quanto ho fatto bene a quell'altro. No. È in questa visione suprema, anche le sei paramita trascendenti del Bodhisattva culminano con la saggezza. Avere, va benissimo, avere la grande moralità, la grande etica, la grande forza entusiastica, la grande concentrazione, la grande pazienza, le prime cinque,
Paramita vuol dire andato oltre, per questo è grande, ma senza prajna paramita, senza la saggezza che trascende l'illusorietà dell'io relativo e dei fenomeni come esistenti autonomamente, non ha valore. E parliamo dei livelli altissimi, ma lo scopo è sempre tenere davanti alla propria consapevolezza questa infinita vastità da cui non siamo separati. L'onda e l'oceano non sono separati. L'onda è un apparente moto, ma non è separata dall'oceano. Bisogna ricordarsi che noi onde, che appariamo qui così, puff, no? Poi un giorno ce ne andremo, non abbiamo il problema di affermarci picchiando la testa sulle spiagge tutti i giorni, o vanamente di innalzarci come delle onde di decine di metri verso il cielo, perché poi tanto ricadiamo giù e ci dimentichiamo della sanità fondamentale, come diceva Trumparimpo, cioè noi siamo l'oceano. Quindi che ci sia una piccola onda, che ci sia lo tsunami o che il mare rimanga piatto come una tavola, la sua natura non cambia. E per trovare questa immutabilità bisogna andare nella profondità dell'oceano, non nella superficie. Questo è il senso di tutte le vie. Ecco, questa è la nostra considerazione. Vi auguro un buon ascolto e ci vediamo alla prossima.